volontari per la promozione della Torres in C1, da Mestre a Venezia e ad Alghero, moltissimi tifosi hanno seguito la squadra. Mestre La Torres nell'ultima giornata di campionato, con la strepitosa vittoria in Veneto, la formazione di Leonardi conquista meritatamente la promozione diretta in C1. Allora, che cosa ci racconti di questa Torres? Ma intanto diciamo che i festeggiamenti che ieri avevano impazzato per la città sono ripresi in Piazza d'Italia in concomitanza con l'arrivo. Una città che non conoscevo, Sassari e La Torres. Io avevo fatto il militare, quindi venivo dalla stagione un po' così. C'è Anello De Nicola, che era il direttore sportivo, quindi ebbi contatti con loro e arrivai a Sassari. E, vabbè, Sassari è comunque una bella città, una bella atmosfera, visto che comunque c'era già dall'inizio c'era un po' di gente allo stadio, quindi vivevano molto, perché ci tenevano molto alla Torres. Poi c'era stato Zola, che era stato, voglio dire, un idolo per loro, quindi c'era sicuramente entusiasmo. Sto assolutamente tranquillo, sì, mi piace da subito, l'ho detto, l'ambiente. E poi si è creata subito una famiglia, perché era una squadra con Bebo Leonardi, che è stato artefice di tutto questo, diciamo, perché ha fatto sì che tutti fossimo amici, che tutti fossimo... Comunque era una squadra comunque di bravi ragazzi, onesti, e questo è fondamentale secondo me. E si è creato un gruppo unito e poi comunque c'erano anche le qualità della squadra che tutti poi hanno riconosciuto. Da dicembre in poi siamo andati crescendo e abbiamo vinto quasi tutte le partite. Io ero un trequartista e diciamo che il gioco lo dirigevo un po' io, quindi è quello che mi piaceva fare. Ovviamente non ero un goleador, però sono riuscito a fare 11 gol grazie alla squadra, perché tutti giravano al meglio e non potevamo mai non vincere quella partita. Eravamo troppo carichi, ma siamo arrivati tranquilli comunque. Soltanto ho detto, Bebo era un ottimo motivatore, un ottimo allenatore, quindi siamo arrivati assolutamente tranquilli e consapevoli di vincere la partita. Eravamo certi della vittoria. Ricordo che c'era molta gente di Sassari, i tifosi sono stati sempre, ci hanno seguito sempre anche fuori, quindi ricordo che a Mestre c'era un sacco di gente, infatti la curva dove c'erano i soldati nostri era quasi piena. Sì, mio gol lo ricordo. Si ferma la palla per Amoduso, da solo, si libera di un avversario, da solo, rete! Rete! 3-0, rete! Luca Amoduso, rete! 3-0! Fece un lancio l'Angella e io saltai con un pallonetto il difensore e poi depositai sopra le gambe al portiere. Ricordo che quell'anno la Juve ha perso lo scudetto, se non sbaglio, con Perugia, e noi dovevamo prendere un aereo che poi presero la Juve, non ricordo bene, però ci fece aspettare ore all'aeroporto, e poi nonostante ciò quando arrivavamo a Sassari l'aeroporto era strapieno. Sagoma, quindi l'entusiasmo dei tifosi ci avvolse completamente, quindi fu veramente bello. Di quel campionato la consapevolezza poi comunque, potevo far bene, quindi un po' di autostima in più, diciamo, dopo il campionato, e poi mi è rimasto ovviamente l'amore per Sassari, perché è una città che amo tuttora e che mi ha dato tanto, sia calcisticamente che anche viverci è stato veramente bello, perché in Sardegna la temperatura era perfetta, la gente molto calorosa, sono stato, voglio dire, accolto bene, mi volevano tutti bene. Ricordo l'anno dopo col Palermo, col Torres Palermo, che c'era tutta la mia famiglia, c'era anche mio cuore, mio padre, mia madre, tutti. E là è stata anche
una giornata indimenticabile, perché vincemmo che con la capolista, io feci due gol, lo stadio c'erano 12.000 persone, quindi stracolpo. Vabbè, con Keke è un rapporto fraterno, quindi abbiamo legato subito dall'inizio, eravamo sempre insieme, e poi ovviamente anche dopo l'amicizia è continuata, perché quando abbiamo smesso di giocare ci sentiamo spesso. Con gli altri sinceramente un po' di meno, ognuno ha preso la sua strada, però li ricordo tutti volentieri, tutti con grande affetto. È un ricordo indelebile che rimarrà sempre nella mia mente e nel mio cuore. Luca, si è confermata la legge, quando Amoruso segna la Torres vince. Una grande soddisfazione da parte di tutta la squadra, abbiamo fatto una grande partita e meritavamo questo campionato. Un grazie per tutta la società, il direttore, l'allenatore e tutti, abbiamo fatto tutti un grande campionato. Quando avete pensato di avercela fatta sul tuo gol? No, eravamo convinti, siamo venuti qua per vincere. Abbiamo lottato tutte le forze fino all'inizio e abbiamo dimostrato questa vittoria. Di la verità, oggi è stato come giocare in casa, visto che i tifosi erano tutti sassaresi. Ringraziare tutti i tifosi, hanno fatto un grandissimo sforzo, stare sempre vicini dall'inizio alla fine del campionato. Se siamo in cima, in gran parte del merito anche loro. È il gruppo che ha vinto, non il singolo. E questo fa piacere perché veramente si vede che abbiamo pescato bene a giugno e poi a novembre. Stasera non si pensavano ai risultati degli altri campi, si pensava solo a vincere. Ma certamente, noi così possiamo dire che nessuno ci ha regalato niente. Abbiamo vinto perché l'abbiamo meritato, non è che ha perso quello, ha vinto quell'altro, ha vinto questo. Abbiamo vinto perché ce lo siamo meritato, ce lo siamo costruito con 18 gare veramente eccezionali al ritorno. Nessuno può dire che la Torre si è rubato qualcosa, l'ha meritato perché ha fatto più punti di tutti. Riccardo Checchi, finalmente è finita con una grandissima soddisfazione. Ha detto Leonardi, non vi ha regalato niente nessuno, ve l'avete meritato. Abbiamo meritato, sopra ogni cosa. Penso siamo stati la squadra più forte del campionato. L'abbiamo dimostrato anche oggi. Loro, come avete visto, non ci hanno regalato niente nemmeno oggi. Siamo stati troppo forti anche oggi. Penso sia la più bella soddisfazione da quando gioco a calcio. Il pubblico vi ha seguito sino a Mestre? Loro si meritavano sicuramente la vittoria. Noi abbiamo fatto il massimo, penso che l'abbiamo accontentato. Io arrivo a Sassari dopo l'esperienza di Pontedera in C2 con allenatore Piero Braglia. E niente, dopo da lì in poi è iniziata la mia avventura. Il primo anno ci siamo salvati, se non ricordo male, che c'era tanti ragazzi esperti, insomma c'era il capitano Fabio Chiesa, Franco Lino Fiori, se non ricordo male Pintauro il portiere mi sembra, insomma tanti ragazzi, ci siamo salvati mi sembra ai playout e dopo sono rimasto l'anno dopo c'è stato un po' di cambiamenti, hanno ringiovanito un po' la squadra e abbiamo vinto il campionato l'anno dopo, l'arrivo di tanti ragazzi nuovi che poi sono stati compagni insomma per quel periodo meraviglioso. Praticamente sono andati via tutti quelli più anziani, sono rimasto io praticamente come avevo già tante partite in C, insomma, sicché un pochino quello più esperto e facendo questo cambio generazionale ho ereditato la fascia io sì. L'inizio è stata una cavalcata perché si è formato subito un bel gruppo di ragazzi, sono arrivati tanti ragazzi da fuori. I ragazzi cosiddetti sardi, insomma, lì erano tutti ragazzi splendidi che io sento ancora, insomma. Che si è instaurato subito un bel feeling fra, come si dice lì, fra quelli del continente e quelli dei sardi. E c'è stato subito entusiasmo, però si è visto subito che dalle prime partite la qualità, insomma, era alta della squadra. Io avevo già abbastanza esperienza, però il gruppo era molto forte, molto buono e poi valido soprattutto dal profilo morale e caratteriale. Avevamo un allenatore espertissimo che lì insomma nella piazza era, il ricordo di Beppo Leonardi era una leggenda e poi ci abbiamo fatto qualche acquisto importante, insomma dopo due o tre partite mi sembra è arrivato Pietro Garau e anche Luca Brunis, perché all'inizio non c'erano, se non ricordo male, ora sono passati un po' di anni. E sono stati due acquisti, insomma, poi risultati fondamentali. Io avevo questa caratteristica, magari non essendo velocissimo, però come dicevano, insomma, avevo un buon calcio e calciando bene, tra punizioni, calcio d'angolo, respinte, così ho sempre avuto una buona media. È arrivata a Pesaro,
col Pesaro in casa, mi sembra abbiamo vinto 1-0. E io, se non ricordo male, non ho giocato perché la notte mi è venuta una febbre altissima e non ho giocato, tipo una febbre a 39. Non ho giocato, abbiamo vinto 1-0 e poi è arrivata la notizia che Rimini aveva perso, se non ricordo male, a Castel San Pietro, mi sembra, una cosa del genere. Siamo andati in vantaggio e con la vittoria eravamo matematicamente giù. Immaginate la settimana quella lì, l'entusiasmo che c'era. Noi eravamo convinti di vincere, dico la verità, perché la squadra era buona, erano cadute, però sai, c'era tanto entusiasmo, ti ho detto, perché già le ultime partite in casa il pubblico è stato spettacolare in casa, perché quando facevamo già il tempo a Fredette, roba del genere, insomma. E l'ultima trasferta vennero tantissima trasferta, poi interminabile, perché da Sassi arrivare a festa, immagino di trasferta, perché tanti con la nave, poi prendi il pullman, cioè è stato un evento vedere tutta quella gente, insomma, in quel di me. La partita sì, me la ricordo benissimo, chiaramente, ma mi ricordo ancora i fotogrammi dei compagni, le facce, le risultanze, è male che ti ricordi, perché l'esperienza in quel modo per me è stata indimenticabile, insomma. Loro hanno giocato fino alla fine, insomma, non è che ci hanno, come si dice, regalato la partita in quel caso, anzi, l'hanno lottata bene, noi non l'abbiamo vista, non l'abbiamo vinta con le nostre forze. Però abbiamo visto subito, mi sembra, il primo gol abbiamo fatto tipo su un rimpallo, la palla è carbonata e data in gol, ho detto, mi sono girato tipo verso Panetto e Pietro Garano, ho detto, Pietro è fatto, così tanto si può perdere. E basta, dopo la partita, insomma, è volata via bene. Poi Luca Morillo, che mi sembra turno e gol, fece gol l'Angella, che c'è la famosa immagine che si arrampica, fa tutto il campo, si arrampica a metà rete della curva. Pinna. Ed è l'Angella, rete! Antonio L'Angella! Gol, gol, gol! Antonio L'Angella ha segnato quando sono trascorsi 15 minuti di gioco del primo tempo. Antonio L'Angella! E di lì in poi, insomma, dopo l'abbiamo gestita bene. Quando siamo usciti proprio col pullman sotto l'aereo, visto come fanno le squadre vere. E quando hanno aperto le porte del terminal, cioè c'è l'aeroporto invaso dai tifosi, una bella esperienza, come ti ho detto prima, è indimenticabile, perché, ma soprattutto mi è rimasto, al di là della soddisfazione di vincere il campionato, la soddisfazione che abbiamo dato ai tifosi, e poi l'allegria, la gioia e l'amicizia dei compagni, perché ancora oggi con tanti ragazzi mi sento, perché eravamo proprio un gran gruppo. Io penso chiunque sentirà ti dirà queste cose qui. Eravamo proprio un gruppo di amici, eravamo. È stata, penso, la nostra forza. E poi si è rivelato un gruppo di ragazzi veramente forti, perché in tanti hanno fatto carriera molto più di me. Per esempio l'Angelo è arrivato nazionale. Tore Pinna è stato il miglior portiere della Serie B. Abbiamo l'uso un buon giocatore di C1, è andato via Crotone. Poi tanti ragazzi, insomma, hanno fatto carriera. Ora non me ne ricordo più. Però insomma si sono rivelati dopo buonissimi giocatori, insomma. Beh, innanzitutto voglio fare gli auguri al presidente e a tutti i tifosi, perché è una delle squadre, forse no, per me la squadra sicuramente di quelle che sono più affezionato, perché ho passato tanti anni nei momenti meravigliosi. E poi il pubblico si merita tanto, perché lì veramente basterebbe fare un po' di risultati che lo stadio lo vedi stracolmo subito. E poi persone, insomma, che mi ricordano un bel periodo, gli faccio un storia in bocca al lupo. Meraviglioso, ricordo meraviglioso. È una squadra di fenomeni. No, squadra di fenomeni siamo tutti. Fenomeni. Ma quelli veri, mica quelli finti. Non aveva avuto possibilità di fare dei campionati importanti in Serie B, perché ne feci uno in Serie D col Selargius e poi
poi la mia strada si separa un po' dalla Sardegna, se ne andò un po' sulla penisola. Trascorso 8 anni magnifici, dove ho avuto delle buone soddisfazioni, vincendo anche qualche campionato. Però dopo questi 9 anni c'era la voglia di tornare in Sardegna per avere soddisfazione, anche di fare qualcosa di positivo anche nella mia terra. È l'unica società che poteva, insomma, continuare a darmi motivazioni importanti. Era Sassari, perché da ragazzo ricordavo quelle stagioni 86, 87, 88, quando c'era Zola, Petrella, Del Favero, Enas, Piga, Zola, Tamponi. E quindi il pensiero era poter disputare un campionato con quella maglia, dove c'erano stati precedentemente ragazzi di spessore. E quindi ho fatto di tutto perché poi si potesse avverare questo mio sogno. Non mi chiese la Torres, ma mi proposi io. Ricordo, mi preparai, perché facevo la preparazione da solo, e mi preparai in modo incredibile. Infatti, quando poi mi chiamarono, perché si convinsero perlomeno di vedermi, già dal primo giorno Bernardi rimase stupito per la condizione fisica, e quindi niente, trovammo l'accordo e rimasi lì per 2 stagioni. Già dalla preparazione si vede che c'è qualcosa di positivo, si sta bene assieme, si ride, si scherza, ci si allena con passione, e pian piano nasce qualcosa di importante. Inizia il campionato, partita iniziale non benissimo, ma quel periodo in ritiro ha fatto sì che si creasse un gruppo, non ancora squadra, ma gruppo di ragazzi che si incominciava a voler bene. E molto probabilmente il cambio è dovuto a questo: c'era un rapporto umano più che calcistico. E niente, quindi siamo venuti fuori, abbiamo incominciato ad avere dei buoni risultati. I risultati poi portano entusiasmo, il pubblico si incomincia a avvicinare. La preparazione è sempre stata uguale: molta serenità, molta tranquillità, entusiasmo. Non ricordo che ci sia stato qualcosa di particolare, qualcosa che avessimo cambiato per quella partita. Eravamo sereni e affrontavamo anche quella gara come le precedenti, col pensiero di vincere, senza pensare troppo a difendere il risultato. I risultati sono venuti anche per quello, perché la nostra mentalità era: andiamo in campo, cerchiamo di battere l'avversario, e non piuttosto difendiamoci, poi vediamo un attimino come si mette. E quella gara, sì, con tutto quello che poteva essere il contorno, insomma, tifosi, società, però noi come ragazzi l'abbiamo vissuta come le precedenti. Il giorno della partita, per quanto riguarda la mia prestazione, non era stata una grande prestazione, anche se magari non ci pensava prima. Poi all'interno, quando vai a giocarti la gara, magari un po' la senti. Per quanto mi riguarda era un po' sofferta, però c'erano gli altri compagni che erano un po' in palla, tipo Amoruso, tipo Angela, i soliti, quelli che poi alla fine ti fanno vincere le gare, perché sono i finalizzatori. E loro stavano bene, quindi era fondamentale. Noi si doveva un po' contenere, distruggere il gioco dell'avversario, ma era importante che ci fossero poi alla fine i giocatori di qualità, in condizioni, e loro lo erano. Triplice fischio, un bordello, un caos totale, felicità da tutte le parti. Anche qualche avversario era contento, perché magari ci si conosceva, era contento che siamo stati noi poi alla fine a vincere il campionato. E niente, tanta euforia, tanta felicità, incredulità, belle sensazioni.
Io ho vinto anche in campionato a Sant'Ona di Piave, ma era, nonostante sia legato ancora a quella città, non è stata la stessa cosa. A Sassari qualcosa di straordinario, perché poi è una piazza importante dove i tifosi, la città si è fatta sentire. Eravamo in pullman, cantavamo con i dirigenti, sì, poi la cena, tutto molto lucido ancora. È bello, bello, no? Perché sono momenti che non scordi, ti porti dietro una vita. Tant'è che sono passati 20 anni, ma sembra che sia successo, che ne so, 10 anni fa, invece sono già 20. E poi c'erano tutti quelli che non erano riusciti a venire a Mestre. Tantissima gente, felice, fuori, da urla, canti, abbracci. E cosa è rimasto? È rimasto che ci si vuol bene ancora, tuttora. Capita di sentirci con i ragazzi, di vederci, insomma, c'è quell'affetto che magari non c'è con altri ragazzi con la quale si è disputato, ha disputato altri campionati. Quando si vince c'è qualcosa in più, perché per vincere bisogna essere anche amici, ma altrimenti non si arriva lontano, e quindi quell'amicizia te la portiamo ancora dietro. E quindi, ripeto, tutte le volte che ci si vede ci si abbraccia come se non ci fossimo mai persi. Nonostante non ci si senta spesso con tutti, però è rimasto questo legame di aver vissuto qualcosa di importante, di essere stati non solo squadra ma gruppo affiatato, che ha fatto sì che poi ci portasse a quei risultati. Ci fa piacere sia a noi che presumo anche al resto della città ricordare quei momenti felici passati insieme. Antipatia verso i giornalisti o non ti piacciono le telecamere? No, nessuna delle due, insomma. Io non sono abituato a parlare con i giornalisti, preferisco i fatti sul campo, e poi magari a fine stagione, come in questa circostanza, parlare anche di queste cose. De Angelis, si ferma De Angelis, palla per Pinna, ancora De Angelis, indietro per Pietro Garau. De Angelis. È stata una scelta forte, che io ho fatto 3 anni a Teramo, ho andato a Fermo in B, avevo 3 anni di contratto, poi lì c'era Anello Di Nicola, il mio direttore, e c'è stata quella, io volevo andare via perché giocavo poco, e sono venuto a Sassari, dai. Mi ricordo ancora, sono venuti io e Federico, Sandro Federico. Lì c'è stata un po' di difficoltà perché venivo, una realtà tutta nuova, però il primo impatto era un gruppo, quello che ho visto, è stato giusto 1 o 2 mesi di ambientamento, sono 3 anni, forse 3 anni più belli, però sicuramente è stato l'arrivo a Sassari è stato bello, ho trovato una realtà pulita, con grande passione, un gruppo di ragazzi fantastici, perciò penso che le premesse, infatti come sono fermato 3 anni, sempre il mio rammarico che ho avuto con il tempo, rammarico con il tempo, è stato quello di esserci rimasto di più, dai, perché potevo rimanere, poi dopo 3 anni sono andato via. Sconfitta l'abbiamo fatta proprio con il Mestre in casa, dicembre. Con questa discesa, al 44esimo del secondo tempo, Marino semina 3 avversari, attira su di sé 4 difensori e permette al neoentrato Bisso, tutto solo davanti a Pinna, di mettere in ginocchio la Torres con un 3-2 inaspettato. A fine partita, Leonardi è inviperito. Sono amareggiato, ma non perché ci abbiamo tanti tifosi che sono venuti, ci hanno sostenuto fino all'ultimo, noi li ripaghiamo in questa maniera. Per me, in questo momento non ho parole, insomma, perché non me l'aspettavo una prestazione così. Siamo andati 2 volte in vantaggio e ci facciamo recuperare 2 volte, e addirittura perdiamo. Questo è il colmo, questo è proprio il colmo dei colmi. Poi da lì in poi è stato un continuo in casa, non abbiamo più perso, siamo andati avanti per quasi 2 stagioni, dai, perché tutta l'anno era C1 e il secondo anno di C1 abbiamo perso all'ultima giornata in casa con la Fermana. Perciò da lì, da Mestre proprio dell'andata, abbiamo fatto l'ultima sconfitta noi in casa. No, beh, quello era un campionato entusiasmante, dico, perché poi io non conoscevo la realtà di Sassari. È stata un'esperienza positiva dall'inizio, cioè una scoperta, è stata sempre una scoperta. Ho visto il grande cuore che aveva la gente di Sassari, cioè, perciò la grande passione, perché poi avevamo tanti
tanti ragazzi di Sassari, no? Mudassi, Pinna, c'era Lungheo, c'erano Rusani, c'erano tantissimi, Garau, era Sardo, anche era di Cagliari, perciò penso che l'impronta l'hanno data loro, dai, perciò c'è la grande partecipazione, grande voglia, noi siamo stati quelli che poi loro ci hanno permesso, ci hanno accolto a braccia aperte, noi siamo stati bravi a inserirci, dai. Noi eravamo una lotta a tre, noi Rimini e Triestina, e noi in casa poi con Rimini vincemmo, con la Trieste poi con la Triestina, se non mi ricordo che abbiamo fatto, però con Rimini abbiamo vinto quasi tutte, noi abbiamo vinto in casa con Rimini, noi siamo arrivati alla penultima giornata che avevamo noi il Pesaro in casa e vincendo eravamo sempre primi. Abbiamo vinto, continuiamo questa avventura, speriamo. Hanno perso le altre. Ma ve l'hanno tanto riguadagnato, però ancora adesso le responsabilità aumentano ancora di più, perché adesso a questo punto è la Torres che può perdere il campionato, non sono le altre. E poi a Mestre avevamo risultato soltanto la vittoria, ci avrebbe dato la matematica, perciò sicuramente con la grande spinta, e poi c'era un pubblico numeroso, non potevamo sbagliarla da quella partita, ormai c'era dentro di noi una consapevolezza, si vedeva anche tra di noi, forse eravamo quelli che veniamo come sorpresa perché erano meno blasonati, ma non vuol dire senza qualità. Poi la cosa più bella era la spinta che ci dava la tifoseria, perché poi vedere a Mestre tutta quella gente e sapere di tornare indietro, magari non potevamo non avere un risultato soltanto che era quella vittoria di vincere il campionato. Infatti mi ricordo l'arrivo ad Alghero che è stato fantastico, ancora questo è uno dei ricordi, io ho vinto un paio di campionati tra C2 e C1, però penso che quello di Sassari sia stato il ricordo, ancora sembra ieri quando si sono aperte le porte dell'aeroporto e c'era una marea di gente di Alghero, nonostante che siamo arrivati a notte inoltrata, era l'una, non mi ricordo, mezzanotte e mezzo, lì sul pullman le cose era tutto un coro, perciò abbiamo festeggiato dallo stadio fino all'aeroporto, poi in aeroporto lì siamo un po' calmati e abbiamo ripreso magari quando si è resi conto quando siamo arrivati ad Alghero. Come ti ho detto prima, io ne ho vinti un paio, l'ho vinto a Frosinone, l'ho vinto a Teramo, l'ho vinto a Manfredonia, l'ho vinto a Avezzano, perciò, però penso che questo di Sassari sia quello più bello, il rammarico più grande della mia carriera, che io ho giocato fino a, fortunatamente in C1 fino a 38 anni, sia stato l'anno dopo che secondo me che abbiamo sfiorato i playoff per giocarci la B e secondo me avevamo grandi chance perché quell'anno eravamo in casa imbattibili, era il giusto coronamento, si chiudeva un cerchio perché poi quel gruppo aveva fatto una cosa importante dalla C2 a C1 e l'anno dopo si stava ripetendo con qualcosa di straordinario. Il rammarico grande è stato quello che l'abbiamo persa poi l'anno dopo, la penultima giornata ad Ascoli con due pali, perciò l'episodio più bello che ricordo di Sassari, quello di Alghero, è la partita dell'entrata del sottopassaggio dell'anno dopo con il Palermo in casa, abbiamo vinto 3-0 che c'erano 12.000 persone. Penso che quelli sono i due ricordi più belli che non, difficilmente si possono cancellare, che noi ci guardammo, loro dovevano vincere il campionato, noi ci guardammo come entrammo sopra, mi ricordo ancora dal campo l'anno dopo, vedemmo tutta quella gente, quel muro rosso-blu e tra di noi eravamo in 3-4 davanti, quelli un po' più anziani, io avevo 28 anni, 29, perciò diciamo oggi è impossibile perdere, perciò infatti quella partita finì 3-0, però con la spinta della gente, della piazza, era a Pannisana, era impossibile perdere quella partita, ricordo tutti quanti come se fossero fosse ora, perciò alla fine c'è la grande rispetto tra di noi, infatti noi abbiamo vinto proprio per quello, perché poi c'è la grande intesa, grande rispetto, è una cosa che ci siamo portati, che abbiamo costruito piano piano, ce la siamo portati fino alla fine. It's times like these, time again. Non era semplice, ma poi tutti adesso leggiamo 3-0, partita facile, semplicissima. Invece non ci hanno mai regalato niente oggi proprio. Sul 3-0 continuiamo a romperci le scatole in parole povere oggi. Realmente però è festa. Un grande tifo, un grande pubblico. Sì, un grande pubblico, sembrava di essere a Sassari. Eravamo in casa anche oggi. Vabbè, è stato un buon cambiamento, vabbè, da Tempio a Sassari, che nel senso già entrare allo stadio è una cosa diversa. Non la provano in tanti in Sardegna entrare in uno stadio così. E poi, nel senso, ho conosciuto subito qualcuno vecchio che c'era a Lacrimini, perché prima di partire a fare il ritiro abbiamo fatto le visite mediche a Sassari, quindi ci siamo trovati qualcuno sardo, più c'era Lacrimini, mi ricordo, Rivolta, e poi siamo partiti il giorno dopo per andare in ritiro. All'inizio è stato, ormai quindi, avevo già fatto un anno, quindi conoscevo la maggior parte. C'è stato... al cambio di allenatore, l'anno prima avevamo fatto bene, mi sa per un punto non avevamo fatto i playoff, mi sembra. Comunque sono andati via pezzi grossi come Francolino Fiori, Massimiliano Pani, così,
Già dal ritiro si vedeva che c'erano giocatori forti. Poi mi sembra che fosse l'anno, sì, è arrivato De Nicola, direttore sportivo. E da lì, nel senso, perché l'anno prima mi sa che direttore non ne avevamo proprio niente. E già con un direttore sportivo, una figura così, sentiva un'aria diversa, ti sentivi un po' più giocatore, ti sentivi. E poi sono arrivati i giocatori forti, sono arrivati. Palla che viene, questa è la rete da Karasavidis, è 2-0. Amoruso assist per Karasavidis, il quinto gol. Il quinto gol di Karasavidis, che va dalla parte opposta del campo a abbracciare Salvatore Pinna. Ancora un grosso colpo di testa in rete, Amoruso, Amoruso. Rete, Amoruso, di testa sul cross di Nicola. Ho trovato Teo, non so da dove l'avessero portato, dalla Grecia direttamente. Più è arrivato Luca Amoruso, è arrivato Udassi, mi sa dopo il ritiro è arrivato Udassi, o durante il ritiro, poi è arrivato l'Angella, diciamo più al fiore di giocatori. Più è arrivato Stefano De Angelis, è arrivato Pietro Galau, la squadra diciamo... Rudy Nicoletto si è rinforzata bene. Sì, mi sa che abbiamo avuto un po' un inizio, vabbè, non andando male, però così, però poi pian piano giocando la squadra c'era, era forte. In ogni campo, nel senso, dicevamo la nostra. Bomba di Langella. Incredibile potenza di questo ragazzo. Uno con Rimini in casa e l'altro non me lo ricordo. Impegnato la battuta, batte molto bene. Ed è rete! Udassi, Stefano Udassi, rete! No, è stato Panetto! Sì, era l'ultima di andata, è vero. Prima metto le pinne, c'è stata in compressione, lui sta uscito, gli ho fatto il passaggio all'indietro e loro hanno fatto il gol. Quindi giocavamo a tre dietro, giocava Pietro centrale, proprio Riccardo centro-sinistro e io centro-destra. Sì, per il mister aveva questo modulo con tre difensori che poi in teoria lui voleva giocare ancora col libero, due marcatori, i due esterni che dovevano fare tra la fascia, infatti c'era Sandro Federico, giusto a destra e la Crimea a sinistra, poi due centrocampisti centrali e una mezza punta, giocava il mister con due punte. No, il mister ha avuto subito, era una persona... Oltre che un grande allenatore, nel senso una persona di gruppo, ti faceva stare tutti uniti, ogni giovedì ci portava a cena fuori, era una persona nel senso che faceva spogliatoio. Eh sì, è riuscito a fare un ottimo lavoro, con le sue idee, va seguito, però ha trovato un gruppo di ragazzi eccezionale, con voglia, che l'hanno seguito in tutto e per tutto, e alla fine i risultati sono arrivati. La svolta è stata dopo... l'Imolese, se non sbaglio, mi sa che abbiamo perso a Imola, però mi sa che era già il girone di ritorno, verso la quinta, la sesta, mi sembra di ricordare. Abbiamo perso e da lì è successo qualcosa, nel senso è girato tutto quanto, da lì in poi abbiamo rullato proprio tutti. Eravamo neri, sia noi, il mister, proprio forse ci siamo guardati in faccia e lì abbiamo detto, oh, ragazzi, cosa facciamo? Oh... Ah no, mi sa che avevano fatto il martedì, se non sbaglio, forse De Nicola, nella lavagna dello spogliatoio, le partite che mancavano e ha scritto questa tre punti, questa tre punti, questa tre punti, questa magari un punto. Sì, forse mi ricordo questa cosa qua. Ho un vago ricordo che il martedì nello spogliatoio hanno segnato le partite che mancavano alla fine, che non erano tantissime, e i punti che volevano, diciamo, voleva il direttore. E mi sa che forse l'abbiamo anche superata la... il tabellino dei punti che aveva fatto il direttore. Nel senso, io parlo per me, nel senso, sì, eravamo consapevoli di essere forti, andare lì, anche se loro si dicevano che giocavano alla morte perché quelli della Triestina sono vicini lì, fargli un favore. Quella noi sapevamo che se giocavamo non ce n'era per nessuno. Però vabbè, un po' di emozione, cioè, mi ricordo, io in stanza con Sebastiano Pinna, non mi ricordo neanche se ho dormito la notte o... Guarda, mi ricordo più il dopo, che sicuramente è andata via l'adrenalina, tutto, che il prima, io nel senso, un po' l'ho sentita la partita. Come fischia all'inizio, no, però prima della partita c'è quella sensazione, poi ti vedi tutta la curva
dietro la porta del primo tempo dove c'è l'attore è piena di tifosi nostri. Dici, questi qua sono venuti qua per festeggiare, magari oggi ci va male, no, impossibile. Mi ricordo che quando è successo il gol, che una sono entrato quello lì, ho detto no, allora è il nostro anno. No, possono giocare anche tre giorni e diciamo finalmente. Retrocede basso su di lui, calcia Amoruso. Ed è rete! Autogol clamoroso! Autogol clamoroso del Mestre! E 2-0 per la Torres! Autogol clamoroso! E sfortunato anche da parte del Mestre! Forse Martignon! Ed è il 2-0 per la Torres! Secondo tempo era un brivello che fischiasse la fine, tanto anche loro poi il secondo tempo onesto. Vabbè, 3-0 abbiamo dominati, ogni volta se volevamo fare gol potevamo fare. Allora io mi ricordo una cosa, sono corso subito in spogliatoio, ho messo la maglia perché era una maglia che avevamo dato proprio il giorno. E poi sono tornato fuori a festeggiare con i tifosi, poi c'è stata l'invasione del campo, poi i compagni e tutto. Però la maglia me l'avevo tenuta, poi la maglia lì. Poi la cosa brutta è stata che noi viaggiavamo con la TR quell'anno lì. Era un, non so se era una ditta privata che faceva le... Tipo dovevamo giocare a Venezia, ha messo l'aereo Alghero Venezia. Però il nostro aereo prima doveva portare la Juve a Torino, poi doveva venire a prendere a noi e tornare a Alghero. Ed è stato il giorno che c'era Perugia Juve dell'alluvione, che la Juve ha giocato un'ora di ritardo, che poi ha perso lo scudetto. Quindi noi siamo arrivati a Alghero con 2-3 ore di ritardo quella sera lì. Sai che siamo arrivati intorno alle 1:30 di notte. Perché stavamo aspettando l'aereo che portasse la Juve da Perugia a Torino, poi doveva venire a Venezia a prendere a noi per portarci all'Alghero. Mi ricordo come arriviamo all'aeroporto che c'era tanta di quella gente, infatti siamo entrati appena appena dentro l'aeroporto, poi ci hanno portato dal pullman da dentro l'aeroporto e mi ricordo questa cosa, di solito non c'era nessuno a quell'ora per strada di macchine, dietro il pullman c'era una fila di macchine infinite, non si vedeva la fine, non si vedeva, solo fare i veri di dietro, era stata una cosa bellissima, poi arrivare in Piazza d'Italia tutta quella gente lì. Sono sensazioni, quella notte lì infatti non abbiamo, penso non abbia dormito nessuno e poi il giorno dopo siamo tornati a aspettare i ragazzi che tornavano in nave, i tifosi, sempre in Piazza d'Italia. Di quel giorno mi sono rimaste sensazioni di adrenalina ancora, se ci penso c'ho la pelle d'oca. E di Sassari mi sono rimasti 8 anni bellissimi. Molti giocatori li ho avuti per tanti anni, però sono stato l'addio, sono stato benissimo. Infatti se sono rimasto 8 anni vuol dire che stavo bene. È stata diciamo, la mia seconda casa, la prima casa calcistica. Mi sentirei volentieri nel senso perché eravamo una famiglia, però non ho numeri, non ho niente, poi non so ognuno la sua vita, quindi mi dà fastidio male, penso di disturbare. Quindi. Sicuramente se l'incontro è una festa come 20 anni fa. Allora, auguro alla Torres di avere altre feste come abbiamo fatto noi a Mestre e poi a Sassari. E auguro, spero anzi, di rivederci tutti presto per festeggiare questo ventennale e poi magari anche per festeggiare altre feste, altre vittorie della Torres con noi come ex giocatori della Torres.